primo anno pieno di attività per la SPP, siamo con il presidente dell'azienda Servizi di Potenza Picena, quindi un bilancio sostanzialmente positivo, così come è stato evidenziato durante la conferenza stampa appena conclusa, presidente. Buongiorno intanto, confermo quello che lei adesso ha anticipato. Si tratta in effetti del primo bilancio pieno che andiamo a concludere, essendoci noi insediati soltanto nel dicembre del 2014. Quindi il bilancio che comunque porta la mia firma dell'anno scorso è l'eredità dell'attività del precedente CDA. Quindi è un bilancio di soddisfazione che ha portato notevole denaro nelle casse dell'amministrazione che è la nostra controllante al 100% e ottimi risultati ed apprezzamenti sul profilo sociale, nel tessuto sociale del paese, con le iniziative nuove di zecca come l'introduzione della carta oro e della carta rosa che estendono benefici sotto forma di scontistica alle signori residenti over 75 e alle signore incinte del nostro territorio. Che una gestione lusinghiera che ci ha consentito di finalmente, aggiungo io, di ottemperare a quello che è previsto dallo statuto e quindi di proporci all'amministrazione per estendere l'attività che adesso è stata prettamente di gestione delle due farmacie comunali, proponendoci come fautori dell'iniziativa dell'istituzione di un ufficio turistico che possa coordinare, non sostituire, le attività turistiche anche dei volontari tuttora esistenti sul territorio e promuovere le bellezze e i pregi di questa straordinaria terra che forse perché noi ci siamo nati, solo noi non riusciamo ad apprezzare.